Europa in veicoli, viaggia sicuro con il veicolo su misura per te. Il mio viaggio nella bella Campania prosegue. Quest'oggi vi porto nel cuore della Bassa Irpinia, nella valle boscosa tra il Pizzo d'Alvano e il Monte Cresta, per visitare un borgo senza tempo, Lauro. Adagiato con i suoi suggestivi casali lungo una meravigliosa conca verde, Lauro trae il nome dagli estesi boschi di alloro, di cui un tempo la località era ricca, sostituiti poi da noccioleti, uliveti e castagneti che oggi caratterizzano l'affascinante paesaggio. Dal Medioevo all'età napoleonica, il borgo fu un importante feudo marchesale e nel 1799 uscì incolume dall'incendio appiccato dalle truppe francesi, giunte nel vallo per punire la posizione assunta dalla popolazione nei confronti della Repubblica Partenopea. A dominare il centro storico, da uno sperone roccioso di cui occupa la sommità, è l'incantevole Castello Lancellotti. Varcando la soglia della maestosa porta o arco di Fellino, su cui solo nel 1789 fu collocato questo bellissimo orologio, si giunge nel centro della città. Percorrendo queste viuzze strette e sempre diverse, ci si sente rapiti dal silenzio. E dietro ogni casa, dietro ogni porta, si nasconde un pezzo di vita di oggi, così come di migliaia di anni fa. È impossibile non innamorarsi della chiesetta di Santa Maria della Pietà, risalente al XII secolo. Incendiata dalle truppe repubblicane francesi nel 1799, ma ricostruita e restaurata più volte nel corso dei secoli, conserva al suo interno un tesoro nascosto. Nello scavo della sottostante chiesa, infatti, sono stati scoperti dei preziosi affreschi di epoca medievale, che descrivono episodi della vita di Cristo. Per amare un luogo è necessario percorrerlo a piedi, conoscerlo, scrutarlo, per percepire voci, suoni, profumi e soprattutto tante altre meraviglie.
qui, finalmente sono arrivata. Non ce la faccio proprio più dopo aver percorso tutti questi chilometri. Sono stanchissima. Eccomi qua. Ah, finalmente sei arrivata. Bentornata. E allora è il momento di raccontarti una storia. La storia di Lumine Incastro. C'era una volta un castello fiabisco che fiero e imponente si ergeva su una roccia e come un guardiano attento vigilava sull'intera valle. E il fascino di questa storia, la dolce atmosfera, il paesaggio si rivela ai nostri occhi e ai tuoi incantevoli occhi come una dolce poesia e ci culla. Prego, gentile Madonna, io vorrei essere la vostra colonna, ma questo non era il mio affare, io sono un umile giullare, però ho azzardato per voi una modesta impresa. E allora chiudete gli occhi, a breve ci sarà una sorpresa. Vieni, Brigitte, che ti portiamo nel mondo della fantasia. E adesso, Brigitte, noi ti raccontiamo la storia della bella Laurina, una fanciulla che è vissuta in questo castello tanto tempo fa e di cui si è persa la memoria, ma noi l'abbiamo ritrovata. E adesso a ognuno di voi questa storia verrà narrata, e però ci dovrete seguire, perché il calendario lo dobbiamo pigliare. È la nostra storia, potrai cominciare. Il castello, appartenuto ai feudatari delle famiglie dei Sanseverino, degli Orsini, dei Pignatelli, fu acquistato dai Lancellotti nel 1632. Incendiato dai francesi nel 1799, fu ricostruito dal principe Filippo Lancellotti alla fine dell'Ottocento. Le mura, sovrastate da due spettacolari torri merlate, racchiudono ampi cortili con fontane e vasche, maestose sale, un torrione con loggia che affaccia sul Vallo di Lauro, interessanti scuderie ed una preziosa cappella che ricalca motivi di antiche basiliche romane fiancheggiata da un campanile. Mia bella principessa, ma è vero che qui ha preso vita una grande storia d'amore? Sì, Bri, è qui che ha preso vita una grande storia d'amore. Volete conoscere la storia dei miei genitori? Mio padre stava scrivendo una lettera d'amore, ma non per mia madre, per la sua fanciulla d'epoca. Ma appena vide mia madre, si innamorò di lei, della sua bellezza, del suo fascino e della sua sensualità. Questa storia non l'ascolterete solamente dalle mie parole, ma avrete modo di viverla qui nel castello. We'll be right back.
ti sei addormentata. Stavi sognando. Ma come? Ti ho raccontato la storia di Lumina Incastro. Ma non era un sogno. Io Lumina Incastro l'ho vissuto davvero. E questo è il brindisi magico, il brindisi Lumina Incastro. Un'altra storia è cola qua. Qua 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 che le papere. E allora saluto tutta la gente di Lauro. Viaggiare nel tempo e nello spazio è un po' come sognare. E Lauro è quel paese nel quale il passato continua a vivere nel presente. Wonderful! Viaggia con stile e passione. Scopri il piacere di noleggiare a breve e lungo termine auto sportive, prestigiose, comode e sicure. De Vivo Europa in veicoli rende la tua guida un'emozione unica.